Ciao, io sono Giorgia e oggi vi mostro tutti i libri acquistati o ricevuti nella fine del 2021, così da andare a chiudere, insomma, il tutto perché il video dovrebbe uscire il 31 dicembre, se ce la faccio, insomma. Vi mostrerò tutti gli acquisti del mese di ottobre, novembre e dicembre. Di solito io faccio a livello stagionale, quindi doveva esserci l'autunno perché poi a dicembre parte l'inverno, ma ho deciso di fare proprio fine 2021, di tagliare la testa al toro perché sono rimasta un po' indietro con i contenuti, quindi diciamo che accorpo il tutto, vi faccio vedere i recenti arrivi, regali di Natale, anzi prima di quelli in mezzo facciamo un unboxing di un pacco che mi è arrivato da Libraccio che non ho ancora aperto, ho aspettato di aprire proprio appositamente per questo video. Ho preso tre libri usati, non vedo l'ora di aprirli, quindi facciamo l'intermezzo, libri un po' più vecchi, unboxing e poi regali di Natale, così chiudiamo il cerchio. Unica nota, mi auguro solo che non ci sia un'illuminazione troppo brutta perché ho sfasciato l'ennesima luce del softbox, degli ombrellini, quindi sto rimediando con la ring light perché sono pigra e non ho voglia di scendere in box a prendere l'altra luce. E punto secondo, scusatemi se la mia voce a volte sarà leggermente arrochita, ma ho il COVID e quindi ho una leggera tossettina che incide un po' sulla mia voce, quindi spero di riuscire a reggere tutto il video, visto che i libri sono tanti, quindi facciamo che iniziamo direttamente. Allora, prima vi mostro dei manga, di cui in realtà vi ho già parlato. Il primo è questo, My Genderless Boyfriend di oddio, Tame Kao, non riesco a leggere, non posso uscire di casa. Vabbè, e questo vabbè, così va benissimo. Quindi vi terrò aggiornati per il momento, carino. Ha dei disegni, secondo me, molto, come si dice in gergo, cucciosi e carini. Ho comprato anche il secondo volume di Whisper Me a Love Song, sempre della collana queer di Star Comics, questo invece è di Eiko Takeshima, storia di due ragazze al liceo, quindi uno Yuri, questa volta però è la senpai che si innamora della sua Kohai, quindi della ragazza più giovane tra le due. C'è, diciamo, una serie di equivoci divertente che rende il tutto meno scontato del solito, lo sto trovando gradevole e devo andare avanti. Non ricordo se è già uscito il terzo volume in questo caso. Vi dico che per entrambi i volumi il prezzo è di 6,50 euro, ormai il prezzo dei manga, soprattutto quelli con la copertina flessibile, come potete vedere. Questo ha anche delle tavole sotto, è questo. Anche in questo caso i disegni mi piacciono moltissimo, davvero molto molto belli. Queste edizioni di Star Comics sono super flessibili, davvero maneggevoli, ben realizzate, valgono i 6,50 euro anche se tantino. Il prossimo libro è stato un regalo da parte dei miei amici, ovvero Andrea e Claudia, che così totalmente a caso me l'hanno regalato. Si tratta di L'impero del vampiro di J. Christophe, edizione enorme, bellissima di Oscar Wolt. Non mi ricordo il prezzo perché qui è stato tolto, ma troverete in descrizione tutti i link con l'affiliazione di Amazon ai libri che vi menzionerò. Sento la voce che è un po' altalenante, ma vabbè. Probabilmente ho fatto due palle tante ad Andrea mentre giravamo per le Mondadori. Gli facevo vedere: ah, guarda, c'è J. Christophe ovunque. Alla fine si è stufato di sentirmene parlare e me l'ha regalato. Volevo leggerlo a novembre per il periodo, diciamo, di Halloween, insomma, atmosfera spooky, vampiresca, eccetera. Non è andata bene, rimedierò il prossimo anno, anche perché quest'anno ho già dato con J. Christophe con Alba Oscura. Comunque l'edizione è double face, cioè c'ha a parte mappa molto molto bella, ma ha proprio, ecco, sotto è super figo, in più ha doppia copertina che potete, se così distruggo il libro senza mostrarvi nulla, diciamo che la tolgo direttamente. Potete scegliere l'edizione che più preferite. Io preferisco questa qua con la copertina tipo stile me, band metal, mi piace da impazzire, super satanica, quindi mantengo questa. A few moments later. Quindi niente, Oscar Wolt sicuramente spicca sempre per queste belle edizioni. Devo solo capire perché sto tenendo la copertina. Devo solo capire quando trovare il momento giusto per leggerlo, dato che è un discreto mattonazzo di 600 rotte pagine, se non ricordo, ma no, 700 rotte, quindi insomma, da capire con attenzione quando leggerlo, anche perché in questo momento sono un filino un po' bloccata con le letture, faccio discretamente fatica. Poi voglio menzionare due ebook. Il primo è Il lupo e la chimera di Stefano Moretto, che ho già letto, edito Delos Digital. Io l'ho acquistato appunto in formato digitale, non ricordo il prezzo sinceramente, ma si tratta di pochi euro. Ho fatto parzialmente da beta questo romanzo, uno young adult, un misto, insomma, fantasy, sci-fi, distopia, insomma, interessante. Un romanzo d'esordio, secondo me, molto ben scritto, sicuramente con dei punti di forza e altri punti di miglioramento di cui vi ho già parlato, società in cui ci sono
sono delle nuove generazioni di chimere, quindi esseri umani mutati geneticamente con dei geni animali. Se volete una storia young adult con una forte anche componente romantica, può fare al caso vostro. L'altro libro invece è Malekith di Luca Mortali, che potete in realtà leggere gratuitamente sul sito di Scripta, oppure fare una donazione e acquistare il libro, insomma, ottenerlo con una simbolica cifra. In questo caso l'autore Luca, prima ho detto Luca Mortali, scusate, ma è il suo nome di Instagram, io ormai lo penso così, lui si chiama Luca Vitali, però vabbè, lui è Immortali. Immortali me l'ha gentilmente inviato, io lo sto attualmente leggendo. È una storia praticamente con formato episodico di racconti. Se avete letto Il Guardiano degli Innocenti di The Witcher, più o meno come struttura è quello. Si tratta di una storia tragedia, fantasy, con impostazione un po' stile D&D, molto basata, ispirata all'Amleto di Shakespeare. Quindi questi sono gli elementi più interessanti. Un principe codardo, Malekith. Lo sto leggendo con molto piacere, io vi lascio comunque riferimenti al libro in questione, sempre in descrizione. Proseguiamo con le avventure al Salone del Libro di Torino, che si è tenuto a ottobre, ci sarà anche l'anno prossimo a maggio, io sono felicissima di andarci. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Nicola, ovvero Venibi di Libri, che mi ha gentilmente ospitata a casa sua nei giorni del salone. Sono stati dei giorni divertentissimi e ho avuto modo di fare tanti acquisti e di ricevere anche qualcosina. Allora, sono andata allo stand Feltrinelli, Marsilio, Sonzogni, eccetera, e sono stata omaggiata della copia di Galatea di Madeline Miller. Allora, prezzo di 14,90 euro, è un'edizione. È vero che avevo dentro, no, i segnalibri li ho tolti, questa era la bandellina. È un'edizione bellissima con un sacco di illustrazioni. È un racconto brevissimo che si legge in un soffio, ma è illustrato in maniera pazzesca. Diciamo che per i fan della Miller è un must have all'interno della propria libreria. Per quanto riguarda il contenuto, io sinceramente sono rimasta un po' perplessa, non mi ha detto granché. Ovviamente, essendoci Galatea, è la storia di Galatea e Pigmalione, però rielaborata diversamente, è tutto ambientato in un contesto, diciamo, etereo, non si capisce quale sia l'epoca storica, potrebbe essere qualsiasi, è un po' fluttuante, non ben localizzata nel tempo e nello spazio della narrazione, e secondo me è anche un po' vaga nella trattazione delle tematiche, che sono generiche nel senso di ampie, come ad esempio la violenza sulle donne, però non vengono approfondite proprio perché questo testo non è di ampio respiro, ma è molto di nicchia, cioè non di nicchia, è breve, ce la posso fare a dire che è breve. Poi sono stata omaggiata per quanto riguarda Gribaudo di questo libricino bellissimo, I più grandi eroi dei miti greci, con le illustrazioni di Valentina Belloni, prezzo di 8,90 euro. Io adoro questi libricini sul mito greco con le illustrazioni. Tra l'altro, vorrei accumularne un po', ovviamente leggerli, e poi parlarvene, insomma, per vedere che cosa consigliare anche ai bambini per approcciarsi al mito greco. Insomma, i disegni sono adorabili, non ho ancora avuto modo di assaggiare il contenuto, ma penso vengano appunto raccontati i miti principali. Mi sono appena accorta che il primo mito è proprio quello di Arianna. Arianna è il Minotauro. Ho fatto un rumore orribile il libro a prenderlo. Sapete che io adoro Arianna, quindi sono molto curiosa. Questa potrebbe essere una delle mie letture di questo fine 2021, perché, cioè fine 2021 è il 31, perché è breve, di intrattenimento leggero, io ho bisogno di cose leggere, quindi mi sto leggendo tutte le cose per bambini praticamente, o middle grade. Ho approfittato del fatto che mi si stava scaricando la fotocamera per mettere la luce giusta, sono andata a recuperarla in box, mi sono anche sparata al propoli così adesso non mi scende più la voce. Continuiamo con gli acquisti del Salone del Libro di Torino. Ovviamente non potevo farmi sfuggire il 3x2 di Acheron Books, mia casa editrice fantasy italiana preferita, nonché la casa editrice che pubblicherà il mio romanzo. Adesso lo posso dire sempre in tutti i luoghi, in tutti i laghi, sono troppo contenta. Ho fatto dei recuperini perché molti dei loro libri li avevo letti già in digitale, ma non li possedevo fisicamente, volevo averli tutti in libreria, soprattutto perché, insomma, la mia casa editrice. Allora, qui intanto il mio fogliettino ho consegnato tutto. In realtà, in primis ho acquistato una nuovissima uscita, che era proprio in anteprima al Salone del Libro di Torino, ovvero C'era una volta in Paolo Sarpi, ce la posso fare, di Marika Michelazzi. Quindi già il fatto che sia ambientato nella Chinatown di Milano, che è un luogo che mi piace moltissimo, che ho frequentato più volte, super interessante. In più c'era l'autrice, il che ha significato disegnino, sketch, perché è una disegnatrice ed è anche la persona che ha realizzato, oltre al romanzo, la sua stessa cover del libro, quindi figata. Il romanzo costa 14 euro. Io so veramente pochissimo, so che c'è della magia di mezzo e Milano. In realtà non voglio sapere nulla prima della lettura di questo libro, voglio semplicemente godermelo, ovviamente quando
sarò nel mood giusto per iniziare a leggerlo, visto che ho un sacco di altri libri, però ecco, io sono, prendo tutto ciò che esce dal catalogo Acheron come una garanzia, quindi questo andava assolutamente insta comprato e ho recuperato in quell'occasione A colpi di cannonau di Titania Blesch, che non ho qui da mostrarvi perché l'ho prestato a mia zia per leggerlo, così ha dei libri da leggere per Natale, li ho tirato dietro tutto il fantasy italiano, comunque anche quello già letto, e poi ho recuperato La principessa di Is, che però non vedo, ecco qua, me l'ho messo sotto il culo, di Sara Simoni. Questo anche costa 14 euro, con tanto di dedica perché l'autrice collega era presente al Salone del Libro, libro già letto l'anno scorso e apprezzato, forse addirittura 2 anni fa, non mi ricordo più, oddio, no, l'anno scorso. Vuoti. Vabbè, quindi era il momento dei recuperoni, ho recuperato le cose che avevo già letto insieme alla nuovissima uscita. E in occasione di un'altra fiera, cioè la Milano Games Week e Cartoomix, che era un po' pacco quest'anno, devo dire la verità, vabbè, ma unire 2 fiere così con l'emergenza Covid non benissimo. E infatti ho recuperato anche Il Guardiano di Is, cioè il secondo libro della duologia, ho letto anche questo ovviamente, con sempre la bellissima dedica, questa volta con penna azzurra, bellissimo, adoro avere tutti i libri dedicati in libreria, anche A colpi di cannonau ovviamente lo è, prezzi di 14 euro. E poi ho recuperato la duologia, ma in realtà deve uscire il terzo libro forse, di Italian Way of Cooking. Qui ho solo il secondo libro, Pizza, Mostri e Mandolino, ambientato a Napoli, che è forse quello che preferisco, perché il primo l'ho prestato sempre a mia zia, insieme ad Eternal War, che però non vi devo mostrare. Anche questo prezzo di 14 euro. In questa storia divertentissima, Nero è un cuoco toscano che scopre di poter cucinare i mostri, che hanno effetti anche molto particolari sulle persone. Quindi dovevo necessariamente avere anche questo. Prima o poi mi farò autografare entrambi i libri da Marco Cardone, quando ci sarà l'occasione prima o poi di incontrarsi dal vivo. Le fiere finalmente stanno riprendendo, quindi insomma speriamo di riuscire a farne il più possibile, anche se in realtà già per gennaio è tutto rip, vabbè. Torniamo indietro al Salone del Libro, scusate perché poi ho preferito mostrarvi direttamente le cose di Acheron, visto che c'eravamo. Allora, ho fatto poi degli acquisti miei personali. Allora, innanzitutto sono passata da Abe Editore. Oh no, ho rovinato il libro. No, mi ammazzo. Vabbè, ho acquistato da Abe Editore Follettiana, ovvero come i piccoli esseri dispettosi, a volte pericolosi, interagiscono con gli esseri umani. Questo perché voglio farmi la mia, questo è un segnalibro che mi hanno donato, su folklore italiano. Cioè, questo non è italiano, ok? Però, insomma, folklore, piccolo popolo, eccetera. Edizioni Abe sono sempre curatissime, bellissime. Voi non vedete forse in realtà tutti i dettagli che presenta questa edizione. Mi stavo volando. Però è davvero carinissima e ha poi un sacco di illustrazioni. Se non ho capito male, questo libro presenta diversi racconti che parlano appunto dei piccoli esseri, degli esseri del piccolo popolo. E in combo con questa, a proposito, questo costa 15 euro, ma è piccolissimo, ma è un'edizione curatissima, davvero davvero bella. Ho preso Folklore, Antologia del Fantastico sul folklore italiano, edito Watson Edizioni, per un prezzo di 18 euro. Si tratta proprio di 20 racconti per le 20 regioni italiane che praticamente prendono elementi del nostro folklore nostrano per svilupparlo in dei racconti. Ci sono diversi autori. Ah, ci sono poi anche un sacco di illustrazioni all'inizio dell'opera. Mi piace innanzitutto che sia casa editrice italiana, autori italiani e argomento italiano. Potreste conoscere, ad esempio, un certo Alfonso Zarbo, che lavora per Oscar Wilde, che ha curato il racconto sulla Lombardia. C'è anche Mauro Longo, che fa parte della casa editrice Acheron Books, quindi insomma c'è un po' di gente, 20 racconti. Sono molto curiosa, molto bella questa edizione, super super morbida, che bello, mi piacciono così. E niente, quindi quando avrò la voglia di iniziare il mio approfondimento sul folklore italiano, si inizierà anche questo. Concludiamo, se non erro, l'ultimo libro del salone. Sono andata ad assistere a una conferenza di Eva Cantarella, che è praticamente la mia dea. Lei è stata una professoressa di diritto greco-romano, nonché curatrice, cioè scrittrice di un sacco di saggi interessantissimi sull'antica Grecia e Roma, usi e costumi, soprattutto anche tanto focus sulla donna, e presentava, parlava di suo ultimo romanzo edito Einaudi. Perché dico romanzo che è un saggio? Vabbè, Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia. Questo viene 15 euro, io ho avuto anche
il suo autografo. Purtroppo niente dedica perché è stato tutto molto rapido. Poi lei è una signora abbastanza anziana, immagino avesse fretta di andarsene a casa. Il suo panel è stato molto interessante. Lei ha divagato moltissimo, mi ha fatto molto ridere con, diciamo, l'approccio, però è un pozzo di cultura ed è sempre bellissimo poter sentire ciò che ha da dire e vedere, insomma, poter leggere delle contrapposizioni tra Sparta e Atene sicuramente sarà molto molto interessante. Proseguiamo con questo lungo elenco di libri con il prossimo che è L'apprendista assassino di Robin Hobb, edito Fanucci, per un prezzo di 19 euro, un prezzo che io trovo spropositato, non tanto per l'edizione che la copertina a me non dispiace, ma vi faccio vedere all'interno, cioè non si vedrà da qui, ok? Però la mappa dei sei ducati è sgranata. È totalmente sgranata. Io mi chiedo, ma come fai a fare un lavoro così di merda e farmelo pagare 19 euro? Però, quantomeno è Robin Hobb, io mi sono innamorata di questo libro, che mi è stato fatto leggere dal mio editor per, diciamo, capire il mood della scrittura di Robin Hobb, che potrebbe essere di spunto per me. Mi è piaciuto tantissimo, devo andare avanti assolutamente con la saga. È stato un acquisto non previsto dell'ultimo trimestre, quadrimestre del 2021, ma sono troppo troppo contenta di averlo inserito nella mia libreria, di aver recuperato anche un classico del fantasy di un'autrice che si è imposta negli ultimi anni con la sua voce potentissima, quindi bello, troppo contenta. Non mi ricordo più che cos'altro. Ah sì, ho ricevuto un libro da HarperCollins che è questo, ovvero La torcia di Marion Zimmer Bradley, che stiamo attualmente leggendo per un gruppo di lettura. La lettura procede a rilento perché la scrittura dell'autrice è lenta, lenta, lenta. Al momento sono a pagina 270, si continuerà nell'anno nuovo. Mi auguravo di finirlo entro anno, ma poi sono andata a rilento io stessa con le mie letture e quindi vabbè. Questo libro costa 24 euro, vi devo dire troppo, veramente troppo. Edizione molto semplice, come vedete, oltretutto mi si è già rovinata tutta sui bordi, cioè non è che li maltratti i libri, l'ho trasportato qualche volta nello zaino, però oltre a questo, insomma, un'edizione un po' fragilina, ok che sono 600 pagine e quel che è, però insomma. Questo di Oscar Wilde dovrebbe costare non più di 24 euro. E, insomma, vai a mettere le due edizioni a confronto. Vi ricordo sempre comunque che questa autrice è estremamente problematica, quindi vi consiglio di dare un'occhiata prima a quello che è successo, soprattutto le accuse rivolte dalla figlia che l'ha accusata di averle fatto violenza insieme al marito quando lei era piccola, prima di approcciarvi all'opera, perché so che molti faticano a distinguere opera autore, che faticano a farlo nonostante l'autore, l'autrice sia morta e che quindi non prenda più i soldi su questi libri, ma comunque. Questo è un discorso ampio e non entreremo nel dettaglio di questo perché sennò ci impelaghiamo. Poi ho ricevuto come regalo di laurea dalla mia amica Giuliana, che ringrazio tantissimo, Iron Widow di Xiran Jiazhou. Chiedo scusa, non so come si pronunci. Edito da. Da chi è edito sto libro, raga? Ah, della Penguin, ok. Edizione in realtà molto molto basic. Quelle proprio classiche, per un prezzo di, qua c'è scritto tipo 18 dollari, poi non so in euro quanto sia, dovrebbe essere tradotto nei primi mesi del 2022 da Rizzoli, se non ricordo male. È un libro che mi interessa moltissimo perché c'è tanto proprio femminismo. Grazie. Tutto bene? Sì, poggia pure lì, grazie. Tu questo pane lo mangi? No, Non ci sì, sei. thank you, buon appetito. C'è un po' di casino sulla mia scrivania. A little longer than a few minutes later. Le donne in questo stato che si chiama Wuxia vengono selezionate come concubine per diciamo, pilotare dei mecha giganti al fianco degli uomini. Di solito le donne muoiono, non sarà il caso della nostra eroina, e quindi vediamo un po' la sua storia. Oltretutto c'è anche una relazione poliamorosa, quindi sono molto molto curiosa. L'autrice, che in realtà è non binary, ma molto femme presenting, quindi mi riferirò a lei con il femminile. È di origine asiatica cinese, immigrata in America, poi non mi ricordo dove, quindi non è madrelingua, ma appunto ha imparato decisamente a scrivere in inglese. Sono certa che sarà un inglese molto semplice, quindi anche facile proprio da approcciare. Mi piace un sacco veramente la cover, veramente veramente bella. Proseguiamo con un altro libro che mi è stato omaggiato in occasione della fiera Cartoomix Games Week, ovvero La prima melodia di Stefano Impellitteri. Questa è la copia hardcover, disponibile anche su Amazon, molto bello anche all'interno, tra l'altro. Di questo libro vi ho già parlato, non mi ricordo in quale
in quale sede, in quale wrap-up. Ho fatto parzialmente da beta, un'ultima incurata edizione a questo libro, nonostante fosse già edito, e adesso sono anche stata inserita nei ringraziamenti, se non ricordo male, perché ho dato una mano all'autore per il miglioramento di questo libro. Tra l'altro, appunto, questo libro è stato scritto prima con un narratore onnisciente ed è stato poi trasformato in scrittura più immersiva, con una focalizzazione interna sui personaggi, quindi è stato rielaborato molto e rilavorato con quello che non poteva essere un esito perfetto, ovviamente. È un libro che non è per nulla esente da difetti che ho già sottolineato, ma che sicuramente è stato migliorato molto. E ho letto anche un racconto recente di Stefano che è migliorato tantissimo con la scrittura, quindi sono curiosa di seguire il suo percorso da scrittore e di poi continuare successivamente a leggere anche la saga in questione, perché questo è solo il primo libro delle Cronache Armoniche. Vorrei sapervi dire quanto costa, ma non c'è scritto. No. Vabbè, c'è anche una bella dedica all'interno. Ve la voglio leggere perché è bellissima. Le tue note sono state musica per la mia storia. Quindi, è proprio bella questa dedica, mi piace veramente, veramente tanto. Proseguiamo con ultimi tre arrivi, poi passiamo all'unboxing finalmente del pacco. Allora, abbiamo da Edizioni O I margini e il dettato di Elena Ferrante. Si tratta di Conversazioni sul piacere di leggere e scrivere che ha tenuto all'Università di Bologna, ok, tramite un'altra persona, perché come sapete Elena Ferrante non si sa chi sia, quindi sono dei piccoli discorsi. Come vedete, il libro è piccino, è scritto molto grosso, quindi da leggere sarà piuttosto rapido. Non mi ci sono ancora approcciata perché in questo momento sto facendo fatica un po' con la non fiction, però sicuramente qualsiasi cosa ci sia di Elena Ferrante, io sono pronta a gettarmici sopra a capofitto e sono molto curiosa di questi suoi nuovi discorsi. C'è poi un arrivo da parte di Mondadori, inaspettato ma graditissimo, perché è un'edizione veramente bellissima da collezione, di cui sono molto felice, ovvero Le vite dei santi del Grishaverse di Leigh Bardugo. Ora vi tolgo la bandellina, che dovrei in effetti togliere, per mostrarvi il libro nella sua bellezza. Prezzo di 18,90 euro, edizione stupenda, sono delle storie sui santi del mondo Grisha dell'autrice. Ce la posso fare a beccare l'illustrazione? Ok, è tutto così, illustrato, bellissimo, pagine colorate, veramente, veramente meraviglioso, un'aggiunta imperdibile per tutti i lettori amanti della trilogia di Tenebre e Ossa e in generale anche dei corvi, sei di corvi e il Regno Corrotto, che dovevo leggere quest'anno, ma ovviamente non l'ho letto. Quindi grazie a Mondadori. Tra l'altro, profumo un sacco questo libro, veramente, veramente bello. Hanno curato tantissimo questa edizione e sono proprio felice di averla. Infine, un invio da parte di un autore, sto parlando di Francoforte, che mi ha omaggiato di Romolo, il primo re della serie dei sette re di Roma. Questo è proprio il primo, scritto con Guido Anselmi, nella collana Oscar Bestseller Storica, a un prezzo di 15 euro. Allora, in generale a me interessa l'antica Roma, l'antica Grecia, quindi poter leggere qualcosa su Romolo, su quel periodo storico, mi affascina. Quindi ringrazio Francoforte per avermelo gentilmente inviato. Devo leggere più storici, soprattutto su questi periodi che mi affascinano molto, perché è un genere che tendo a bazzicare poco. Quest'anno mi ci sono un pochino avvicinata, ma si può fare di meglio. Nel 2022 possiamo fare di meglio con questo libro. Adesso è arrivato il momento, è il momento dell'apertura del pacco. Ora mi devo alzare un pochino, qua non si vede, no, c'è una cosa al mio indirizzo, quindi c'è anche la levo direttamente, così non si vedrà nulla in camera. Ok, forbici alla mano, non hanno una punta arrotondatissima, ma ce le faremo andare bene. Non so se metterò una versione velocizzata di questo unboxing assolutamente fallimentare, perché sto cercando di fare tutto sulle mie ginocchia, ma mi sa che taglierò perché non ce la faccio. Ok, ho assolutamente distrutto il pacco, infatti c'è carta cartone ovunque, spero non vada sul mio letto. No, grazie, vai dentro la scatola. Molto bene, abbiamo la plastica innanzitutto. Togliamo la plastica. Allora, così a una prima occhiata i libri sembrano in buono stato, perché vi ricordo sono tre libri usati, che già è tanto che siano arrivati. Qua c'era di nuovo il mio indirizzo? No, per fortuna no. Già è tanto che siano arrivati tutti, perché uno dei tre libri in questione mi aveva dato difficoltà nel reperimento di braccio. Di solito almeno un libro dell'ordine non arriva se sono usati, e poi bisogna ovviamente fare tutte le preghierine affinché arrivino nelle giuste condizioni. Allora, ve li mostro uno a uno. Il primo, quello che sembrava non reperibile, che sembra in ottime condizioni. Non è scritto, fantastico, un saggio non scritto, che bello. Si tratta della Donna greca di Maria Paola Castiglioni.
Non vi so dire il prezzo perché è coperto dal bollino di libraccio, ma vi ricordo, trovate tutto in descrizione. Questo, ovviamente, è l'identità della donna greca, sua posizione sociale, insomma, tutte le cose che interessano a me. Super morbido, quindi sapete che io sono fissata a questa cosa, edito da Il Mulino. Io ho già letto La vita quotidiana della donna nella Grecia antica di Claude Mossé, un testo davvero completissimo. Penso che bene o male questo affronti quasi tutti gli stessi punti. Non so dove andrà a parare nello specifico, diciamo come punti di approfondimento. Sto controllando intanto che non sia scritto, ma mi pare assolutamente di no. Sono molto molto contenta perché in realtà non mi dà troppo fastidio se ci sono scritte evidenziazioni, eccetera. Però se non ci sono, insomma, tanto meglio. C'è forse dentro qualcosa, c'è uno scontrino. Ragazzi, che emozione, c'è uno scontrino. Allora, un acquisto del Bancomat del 5 aprile 2019, sembra un'altra epoca, però non c'è scritto dove e per che cosa. Peccato, 37 euro, Ubibanca, Brescia. Ah, Librelma, e probabilmente è stato acquistato in una libreria insieme ad altri libri, e non sapremo mai quali. Però, figo. Ok, sono molto molto contenta perché questo libro è incolume, quindi è uno andato. Proseguiamo con il secondo. Anche questo mi sembra a posto delle Migrazioni dei draghi di Francesca Romana D'Amato e Andrea Capone. Di questo libro io tra l'altro ho letto il racconto che è stato scritto da il mio amico Stefano Pais, racconto breve che vi consiglio di leggere. Oddio, questo è molto scritto. Cioè, molto scritto, molto cerchiato, non capisco. Non so se lo vedete, ci sono un sacco di cerchi attorno a un sacco di parole, ma perché? Vabbè, ok, cancellerò, tanto è fatto tutta matita, no problem. Sapete che ci sono anche delle scritte, ok, interessante, mi piace, però l'importante è che sia fatto matita e il libro soprattutto è in ottime condizioni, quindi va bene, se non erro questo si aggira intorno ai 15 euro. Sono molto contenta perché questo testo cerca di analizzare proprio i draghi da un punto di vista scientifico, quindi se si vuole creare un testo, anche di illustrazione tra l'altro, un testo fantasy con draghi, come mi piacerebbe fare a me, che abbia una certa anche coerenza. Dal punto di vista scientifico, appunto, è un ottimo testo da seguire, perché ci sono quelli legati alle leggende e ne ho già parecchi. Questo mi mancava per tutto il comparto proprio tecnico, ecco. Sono molto molto curiosa, un sacco cerchiato, mi piacerebbe sapere di che cavolo era questo libro. Ecco, bello che poi si approfondisce i singoli draghi, in questo caso la coccatrice, che meraviglia, sono troppo troppo contenta. Qua le uova, la forma delle uova, bellissimo. Sono molto molto contenta. Mi piacerebbe fare un approfondimento poi sui draghi. Un video. Dai, questo mi aiuterà sicuramente molto. E ora procediamo con l'ultimo libro, che poteva essere quello messo peggio, mentre invece mi sembra ottimo. Eccolo qui. Questo è Entità fatate della Padania, ovvero trattato dei draghi, fate, folletti di altre strane creature che possono apparire in questa terra, dei loro usi e costumi, di alcune loro gesta e imprese, di Alberta Dal Bosco e Carla Brughi. Contiene 24 disegni originali, edizione delle Terre di Mezzo. Bello, è vecchissimo questo, c'è cioè un'edizione un po' più nuova, però ecco io volevo qualcosa di nuovo per tornare sul folklore, che dove sono le illustrazioni? Ah, eccole qua, bellissime. Che andasse a esplorare il folklore italiano, ma nello specifico il folklore della mia regione, quindi Lombardia. Sembra un testo molto bello, anche solo per il fatto che ci sono le illustrazioni. Non vi so dire il prezzo preciso, secondo me si aggira quasi sui 30 euro. Addirittura c'è la Giobia, che è una specie di strega. Cos'è? Sì, è una strega. In Brianzolo, Giobia è sinonimo di strega anche di giovedì, che era considerato il giorno in cui le streghe si incontravano per le loro danze. Che figata! C'è cioè, la mia Brianza, bellissimo. Sono proprio, proprio felice di questo testo. In generale, di questi tre libri che ho acquistato, usati e soprattutto tre argomenti, tutti e tre saggistiche in effetti, non ci avevo fatto caso. Tre argomenti che voglio un sacco approfondire, che saranno il mio focus nel 2022: mitologia greca, draghi, folklore italiano. Passiamo poi a quelli che sono stati i regali di Natale. Sono quattro libri, poi giuro che mi hanno finito, non vi tedio oltremodo. E partirei da quello che è stato il mio Secret Santa. Io lo faccio sempre con alcune ragazze qua di BookTube, Bookstagram, eccetera. In realtà in questo momento siamo attive quasi solo io e Elena, ma vabbè. Comunque il mio regalo è arrivato da Kiki, che trovate su Instagram come Kiki Escapes Reality, e mi ha preso Medusa di Jessie Barton, The Girl Behind the Myth, illustrato da Olivia Lomenek Gill. E il Tobloomsbury, scusate qua c'è il bigliettino. Allora, è un libro illustrato per ragazzi,
con un'edizione pazzesca. Adesso vi faccio vedere pure l'interno, retelling di Medusa. Mi hanno detto essere non eccezionale dal punto di vista della riscrittura, nel senso non particolarmente brillante, ma molto piacevole. Guardate che figata questa illustrazione di Atena. È scritto ovviamente molto molto grosso, essendo un libro per ragazzi, è in inglese, non ancora edito in Italia, non so se lo sarà mai, però insomma. L'edizione inglese è molto molto bella, sicuramente non è un inglese complicato perché è per ragazzi, appunto. Ho letto giusto l'inizio, le prime pagine, ed è tutto molto musicale con anche frasi in rima, quindi wow. Non so dove sia il prezzo, ma comunque vi ricordo che trovate tutto in descrizione, quindi un altro bellissimo libro da aggiungere alle riletture, riscritture, perché dico riletture, del mito che devo assolutamente leggere. Poi il mio ragazzo mi ha regalato, insieme a un cofanetto bellissimo di Lush, una graphic novel. Allora, questo regalo per me è molto speciale perché è andato in libreria e l'ha scelto appositamente pensando a me, e sono abituata a ricevere il regalo dei libri dalla mia wishlist, no? O comunque, cioè, sapere cosa potrei aspettarmi, perché insomma quelle sono le cose di cui parlo di solito. Mentre invece questo io non lo conoscevo e al contempo sembra fatto proprio su misura per me. E si tratta di Su un raggio di sole di Tilly Walden, cioè guardate che meraviglia i colori. Questa autrice, se non erro, ha scritto anche Trottole. Non mi ricordo se è lei o meno. Comunque, edito Bow Publishing. È uno space fantasy, vi leggo giusto quello che c'è scritto dietro. C'è scritto una storia di famiglia trovata e primo amore perduto. I colori all'interno mi piacciono da impazzire, sono bene o male come quelli in copertina. Scusate, qua ci sono delle Polaroid inserite all'interno. Colori che cambiano, passano dall'azzurro fino ad arrivare poi al giallo, alle tinte dell'arancio e del rosso, del fucsia. Bello, graficamente mi piace molto. Non voglio sapere altro di quello che parla perché voglio semplicemente godermelo un bel mattoncino, come potete vedere, bello grosso. Sono troppo contenta di avere una nuova graphic novel perché sono poche quelle che possiedo. Questo viene 27 euro. E poi proseguo con l'ultimo regalo di Natale da parte del mio amico Luca Fagiolo, che trovate su Instagram come Fagiolo Scrive, che mi ha regalato due libri dal catalogo Mosca Bianca. Eccoli qua, il primo è Il lavoro dei maiali di Leo Munzlinger e il secondo è Non muoiono le api di Natalia, o Natalia, oddio, Guerrieri. Copertine bellissime, edizioni molto molto belle, costano entrambe 14,90. Mosca Bianca è una casa editrice italiana, anche questi autori sono autori italiani, sono molto molto contenta. Questi non erano nella mia wishlist, ma Luca, parlando con me, appunto, sapeva che io avevo detto, ah, devo leggere anche altri autori di Mosca Bianca, quindi ha fatto giustamente la cosa giusta regalandomi questi due libri. In realtà uno è per la laurea e l'altro per il regalo di Natale. Dunque, del lavoro dei maiali io non so proprio nulla, anche perché è una trama molto particolare e non mi sento di riassumerla non conoscendone bene i dettagli. Da quel che ho capito, l'uovo è un pianeta accessibile solo durante il sogno e il sognatore Kiwi si muove all'interno di questo luogo durante i suoi sogni. E una notte si trova a dover seguire una donna in un viaggio. Non ho capito bene il perché e il per come, queste sono le coordinate principali. Mentre invece Non muoiono le api è una distopia. Il nostro mondo viene sconvolto da un attacco hacker che porta alla guerra e sconvolge la vita di tre persone, tre protagoniste, Anna, sua figlia Andrea e Leonard, che invece è un giornalista che vive chiuso nel suo appartamento. Non voglio sapere nient'altro, voglio solo leggervi questi libri, questi sono i casi in cui della trama mi interessa poco, voglio godermi l'esperienza, cioè forse la trama è superflua quando ti puoi approcciare al libro e capire veramente che cosa hanno di speciale. E che cosa ha affascinato così tanto i lettori che te l'hanno consigliato, insomma. Detto ciò, questi erano tutti i libri con cui ho concluso il 2021, sono veramente tanti, me ne rendo conto, e bisogna smaltire questa TBR. Magari non continuando ad acquistare libri potrebbe essere una buona strategia, oppure chi se ne frega. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un mi piace e un commentino qua sotto, e fatemi sapere anche gli ultimi libri con cui avete concluso gli acquisti del 2021. Potete iscrivervi al canale, attivare la magicissima campanella e in descrizione vi ricordo che trovate tutti i link ai libri che vi ho citato, link a Ko-fi, Profumi, un caffè virtuale, tutti gli altri social, Instagram, Goodreads, TikTok e basta, credo. Io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!